e col multiplayer sfido il mondo. Quando parli di tecnologia, sei già da Euronics. Euronics, questo è il regno della tecnologia. Euronics Gruppo Tufano. E te l'ho detto, penso a livello di episodi, in questo momento siamo un po' penalizzati, un po' sfortunati, però nell'ambito di una stagione questo fa parte anche della normalità, avere un momento in cui gli episodi non ci favoriscono. Io sarei preoccupato del contrario, sarei preoccupato se la squadra non avesse fatto la prestazione e avesse fatto 0-0 dopo aver preso un assedio agli avversari. I tiri in porta sono stati più i nostri di loro, possesso palla è stato 57, mi sembra 43, predominio territoriale 60-40, le palle giocate nell'area avversaria 42-38 per noi, quindi è difficile pensare di averla persa, però te l'ho detto, abbiamo la partita di ritorno per metterla a posto contro una squadra forte e ben organizzata. Bien, la pregunta era que aparte del marcador final, ¿qué es lo que no ha funcionado hoy, puesto que el resultado no es, vamos, que se ha perdido? Y yo creo que en todo caso, la respuesta, que el partido ha sido un partido magnífico, un partido muy bonito. Ambos equipos han ido en busca del partido para ganarlo sin reservarse nada. Y bueno, pues hemos perdido en un campo que sabíamos que es un campo difícil y lo ha sido. Es un campo en el que este año han perdido grandes del... perdió el Atleti, ha perdido el Madrid y bueno, pues según parece últimamente no toda la suerte viene de cara. Ha habido unos episodios negativos que el dios del balón nos ha sido esquivo, probablemente, en mi opinión. De cara a la eliminatoria la cosa está abierta, evidentemente podemos y cómo pasar el turno. Vamos a ver si el San Paulo a la vuelta nos echa una mano contra un equipo muy fuerte como es el Villarreal, pero poder se puede. Evidentemente, insisto, no hemos tenido toda la suerte de cara, lo cual cabe en el fútbol, ¿no? Puede pasar. Me preocuparía si hubiera pasado lo contrario, si hubiéramos a lo mejor empatado, pero no hubiese visto el equipo tan bien como lo he visto hoy, porque a mí me ha gustado. De hecho, hemos hecho más tiros a portería, hemos tenido posesión del balón más que el contrario, hemos tenido un 60-40 de predominio territorial y balones al área, también hemos superado nuestro contrincante, con lo cual no puedo sino irme satisfecho. Buonasera, ciao. Mister, sicuramente un buon Napoli dal punto di vista del contenimento e della gestione della gara, ma lei non è preoccupato che nelle ultime tre partite si è fatto un solo gol sul rigore con i portieri avversari a Torino oggi che non hanno fatto parate? Io dovrei essere preoccupato di una squadra che ha fatto 78 gol. È strano che negli ultimi tre... Allora, dovrei dimenticare sei mesi per sette giorni. Cioè, mi sembra una bestemmia. È chiaro, nel calcio ci può essere un periodo in cui certe cose non ti possono venire. La squadra è ripartita benissimo stasera. Ha impostato bene da dietro, perché il nostro vertice basso ha giocato tantissimi palloni, così come i nostri interni. Ha avuto ripartenze di grandissimo livello. Abbiamo sbagliato spesso l'ultima soluzione, l'ultimo passaggio. E quindi penso sia un periodo normale, ci può stare, penso che sia impossibile una squadra poi continua a segnare in maniera così copiosa come abbiamo fatto noi per tutta la stagione, quindi se il periodo dura tre mesi è chiaro, è un'involuzione. Se il periodo dura due partite contro due squadre che in casa prendano un gol ogni sei partite, per me te lo considero abbastanza normale. Cioè, non te ho detto, sarei molto preoccupato del contrario, se la squadra avesse fatto 0-0 dopo una serie. Bien, la pregunta era che sì, sì, del Napoli ha jugado una muy buena partida, el Napoli un muy buen partido a nivel de contención y también de gestión del partido, pero bueno, al fin y al cabo se han metido solo un gol en los últimos tres partidos y esto pregunto si no preocupa al míster. Respuesta, pues no, porque hemos un equipo que llevamos 78 goles metidos y hoy francamente no me puedo quejar del partido que hemos tenido, porque hemos gestionado muy bien la pelota cuando la teníamos, también hemos jugado muy bien a la contra y sí, muchas veces en algunas contras efectivamente ha fallado el último pase, pero poco más y de hecho... Es difícil seguir un ritmo con 78, digamos, de un equipo que ha metido 78 goles en lo que va de temporada. Ahora bien, si metiéramos un gol cada seis partidos, sí, me preocuparía algo más, pero uno después de estos tres últimos encuentros que hemos tenido, pues no me preocupa en sí el dato.
Ciao. Ciao Maurizio. A giochi fatti, no? Vista come è andata la partita, rifaresti le stesse scelte iniziali? Sì, sono già arrivato alla conclusione, sì, perché i ragazzi che sono andati dentro stasera secondo me hanno fatto una buona partita, a cominciare da difensori. Strinic ha fatto un'ottima partita, non una buona partita, in mezzo Davide ha fatto una buona partita, quindi non è che davanti Manolo mi sembra abbia fatto un'ora che per un ragazzo sta ricercando la condizione massimale è molto importante. Mertens ha fatto discretamente, quindi non c'ho nessun tipo di rimpianto da questo punto di vista. Non rifarei, perché te l'ho detto, ragazzi mi sembra hanno fatto una partita seria, una partita buona. E i ragazzi sono venuti dentro rispetto alla formazione ultima in campionato, mi sembra che non hanno fatto assolutamente male. Questo per noi è importantissimo, no? Importante, perché tenere più giocatori possibile in tiro dal punto di vista mentale per noi è fondamentale, perché poi nei prossimi 9 giorni abbiamo 3 partite importantissime e bellissime. La pregunta era si después, a toro pasado, vamos, si volvería a hacer los mismos, a tomar las mismas decisiones. Respuesta sin duda sí. Evidentemente estoy muy contento con los chicos hoy, con los muchachos, con Strinic, que ha hecho un buen partido, un excelente partido atrás, con David López, que también ha jugado un gran partido, con Manolo Gabbiadini, quien a pesar de estar todavía en busca del estado optimal de forma, ha jugado un muy buen partido mientras estuvo en el terreno de juego. Lo mismo digo de Mertens, y pues eso, no tengo ningún arrepentimiento y estoy contento con mis decisiones. Hemos realizado un partido muy serio, muy bueno, y los que no habían jugado, por ejemplo, en la última jornada liguera, pues también han estado muy bien y estoy contento con ellos, lo cual es muy importante porque veo que puedo contar con muchos jugadores, y de cara a los siguientes compromisos que tenemos, saber que tengo a mucha gente que con muchas ganas de jugar y que me rinde en el campo, pues esto es reconfortante, desde luego. Buonasera mister, alla Ciao. Vigilia della gara ha parlato di 50% di possibilità per entrambe le squadre. Alla luce di questo gol, di quanto si è spostato ora il vantaggio per gli spagnoli? Penso di poco, perché penso poi giocare a San Paolo è dura per tutti, anche per le buone squadre, ma è questa che è effettivamente una buona squadra. Però venire a San Paolo, e se San Paolo prende la partita sul serio, venía ya en San Paolo y dura per tutti, quindi se ha spostato di poco. Bien, ayer dijo usted que las posibilidades estaban en un 50% antes de este partido. Después de este marcador de hoy, ve que se haya desplazado el fiel de la balanza, digamos, hacia el lado del Villarreal, después de este 1-0. Respuesta, no, francamente no, porque nos espera un partido de vuelta en el San Paolo, en Nápoles, en nuestra casa, donde no es fácil, no es un campo fácil para nadie. Y si el San Paolo se lo toma en serio, desde luego no va a ser fácil para el Villarreal rematar la faena, así que creo que las posibilidades siguen como estaban antes del partido, poco más o menos. Mister, vorrei Ciao. Approfondire con lei la prova di Gabbiadini che le citava prima. Nel secondo tempo l'ho visto un po' meglio, può essere dovuto anche al fatto che questa squadra fa fatica quando c'è un attaccante che attacca spesso la profondità? Nel primo tempo ho visto più volte il partito, non ha avuto le verticalizzazioni giusto, c'è ancora qualche meccanismo da migliorare da questo punto di vista? Volviendo al tema de Gabbiadini, yo lo he visto bien, pero en el segundo tiempo me parece que estuvo mejor. Tal vez tiene que ver con la forma que se ha jugado en el segundo tiempo, es decir, que se ha expresado mejor con balones largos en profundidad, que más que con, mejor que con respecto al primer tiempo. Io penso che Manolo, come tutti i giocatori alla ricerca della forma migliore, in questo momento gli manca un pizzico di brillantezza, e come sempre quando ti manca la brillantezza i primi 20 minuti di partita sono più sofferti anche dal punto di vista fisico, quindi dopo 20 minuti ha cominciato a fare meglio negli attacchi della profondità, in una situazione se la palla non gli rallenta e lo stringe a stopparla, ma in porta. Quindi ha fatto anche bene ad attaccare la profondità,
è venuto un paio di volte incontro e ha riaperto abbastanza bene scariando la palla pulita su centrocampisti, quindi penso che per essere un ragazzo e negli ultimi tempi non ha avuto fortuna e non ha avuto tanti minuti, non abbia assolutamente fatto male. E penso che questi 60-65 minuti in campo gli torneranno utili e torneranno utili a noi. Bien, yo creo que estamos hablando de un jugador, Manolo Gabbiadini, que está buscando todavía el punto óptimo de su forma física. Y evidentemente, pues cuando uno está todavía en busca de su estado óptimo, no puede ser brillante siempre. De hecho, los primeros 20 minutos siempre se les hacen un poco duros, un poco cuesta arriba. A partir de ahí, yo lo he visto mejorar mucho, tanto como cuando dictaba o marcaba un desmarque de ruptura en profundidad. Y de hecho, una vez casi, si no se ralentiza el balón, casi se mete hasta la portería. No hubo suerte en ese caso. Y también cuando viene hacia los mediocampistas, jugando de espalda a la portería, descargando bien y haciéndolo muy bien, francamente. Así que bueno, pues es un jugador que ha tenido mala suerte en los últimos periodos y no ha tenido tampoco muchísimos minutos, así que yo hoy, con sus 65 minutos, la verdad que me quedo muy contento. Buenas noches, mister. Ustedes han defendido bien, han transitado bien con la pelota, han sabido qué hacer y la han llevado bastantes veces a línea de tres cuartos, pero allí donde ustedes normalmente en serie suelen ser diferenciales, sobre todo en el remate, hoy no lo han sido. ¿Por qué? ¿Cómo lo ve usted? Sí, lo he visto muy bien en defensa, muy bien en el tránsito, en la transición de la palla, pero arriba, cioè in avanti, mi ha mancato qualcosa, forse qualcosa che magari di solito avete trovato con più facilità, uno sbocco offensivo. Sì, cercheremo di fargli vedere tutti i repertori a San Paolo. Vamos a intentar enseñar todo nuestro repertorio con motivo del partido de vuelta en Nápoles, en el San Paolo. Buonasera, mister. Ciao. Le volevo chiedere, lei ha detto ieri nel corso della presentazione della gara che se il Napoli gioca ad alta velocità può mettere in difficoltà chiunque e dovunque. Oggi ha visto una squadra dai ritmi così alti? No, oggi abbiamo mosso la palla molto più velocemente rispetto alle due partite precedenti. Un po' anche perché qui il terreno lo consente, terreno bellissimo, velocissimo, e quindi molto probabilmente facilitato anche da quello abbiamo mosso la palla molto più velocemente rispetto alle due partite precedenti. Grazie. Di quello sono contento. Ayer dijo usted en la previa que el Napoli necesitaba circular el balón rápidamente y que si lo conseguía hacer, pues iba a ser más difícil para todos poder aguantarle y jugarle. ¿Y está satisfecho con ello? Sí, evidentemente, sí, la respuesta, estoy muy contento. Yo creo que hemos circulado el balón más rápidamente que en los últimos dos anteriores partidos, gracias también al terreno de juego, que me pareció excelente y muy rápido. Y así que desde este punto de vista estoy muy contento con la prestación de mi equipo. Purtroppo in Italia questi terreni non ci sono. Apenas in Italia questo terreno di gioco non lo tenemos. Ci sono altre domande, altre curiosità? Sì. Prego. Napoli si è un po' snobbata questa partita dopo la botta di... Cronache di Napoli, Antonio Russo. Grazie. Sì, grazie. Dopo la botta di Zaza, dopo una partita perfetta, a Napoli si è un po' snobbata questa partita di Europa League. Voglio chiedere al mister che Napoli... Mi permetto dell'espressione che Napoli incazzato vedremo contro il Milan a San Paolo. Sì, parece che después de lo che passò l'ultima giornata liguera con il gol de Zaza de Juventus al finales, en las postrimerías del partido, en Nápoles no se ha tomado tan en serio este partido, o sea, no digo ninguneado, pero que no están todavía pensando casi en el partido de Liga. Vamos a ver un Napoli bien cargado, bien cabreado con motivo del siguiente partido de Liga ante el Milan. Io penso che nessuno ha snobbato questa partita, perlomeno da parte nostra, perché questa è una squadra che se vieni via la snobbi e perdi 3-0 e va a casa. Quindi la squadra ha fatto una partita seria, di bella presenza, di bella determinazione, non ha assolutamente snobbato questa partita. Anzi, ho visto grande determinazione per la partita di ritorno subito al fischio finale, e in mezzo c'è il Milan e sicuramente faremo partita tosta. Non è che ci è piaciuto perdere queste due partite in questo modo. E
quindi penso che faremo partita tosta subito lunedì, ma la ripeteremo anche giovedì. Sì, no creo en absoluto que el equipo haya tomado, digamos, este partido sin la debida concentración, que lo haya ninguneado, que no lo haya tomado en serio, porque si hubiese pasado esto, nos íbamos de aquí con tres goles mínimo. En cambio, como decía antes, he visto un equipo muy serio, muy bueno, determinado, muy determinado, con garra y con ganas de jugar, y que no, evidentemente, un equipo que no gusta de perder partidos de este tipo, además dos seguidos por un gol al final, que no nos gusta para nada. Así que tenemos todas las ganas de seguir y de ir a buscar un buen resultado ya en la siguiente jornada liguera contra el Milan y dentro de una semana en San Paolo contra este mismo equipo, con todas las ganas del mundo. Bien, gracias y buenas tardes. Sí. El penal. Siamo fuori Italia, la regola dell'arbitro non vale. Era rigore quello, il fallo di mano? Se era fallo di mano? Aumenta il volume del corpo, ha deviato la traiettoria della palla. Quindi, però quello è un episodio. E sta alla direzione arbitrale, è inquietante. Io l'ho visto, ho visto un arbitro veramente che non era idoneo né all'altezza per arbitrare una partita di questo livello con due squadre di questo livello. Poi l'episodio, uno può dare rigore o non può dare rigore, e in base a come ci spiegano le regole in Italia, rigore, braccio largo, aumento del volume del corpo, deviazione della traiettoria della palla. Però lì si rientra nell'ambito di un singolo episodio. A me quello non mi è piaciuto assolutamente, la direzione complessiva della gara. Bien, volviendo a, o sea, la pregunta sobre el supuesto penalti que no se pitó, la respuesta es que al estar tendido con el brazo extendido aumenta, incrementa la superficie, el volumen del cuerpo y la superficie ocupada por el mismo, puesto que toca el balón y lo desvía y modifica su trayectoria, pues a lo mejor sí, pero bueno, tampoco es esto lo que no me ha gustado del árbitro. Que en general, al margen de este episodio, no me pareció de lo mejor, no me parece que estuvo a la altura de un partido entre dos equipos tan buenos como hemos estado esta noche. Penalti o no, no lo sé, a lo mejor en Italia sí, lo hubiesen pitado según, digamos, las directrices que están siguiendo los colegiados en Italia. Pero repito, no quiere ser desde luego una disculpa y no deja de ser un episodio dentro de un partido en el que el árbitro no me ha gustado especialmente, pero no voy a recriminar sobre ese episodio en concreto. Bene, buonasera. Ciao. E col multiplayer sfido il mondo. Quando parli di tecnologia, sei già da Euronics. Euronics, questo è il regno della tecnologia. Euronics Gruppo Tufano.